Io so che tu hai l'abitudine di fare una cosa che non dovresti fare. Questa abitudine ti fa perdere un sacco di tempo e ti fa sentire anche un po' in colpa quando la fai. Come lo so? Perché ce ne abbiamo tutti qualcuna. E oggi, infatti, in questa puntata andiamo a vedere le abitudini degli studenti in corso. Un dietro le quinte da non perdere per andare a rubare quelle cose che gli studenti in corso, gli studenti di successo, riescono a fare e fanno abitualmente e che gli garantiscono dei risultati e appunto di finire l'università in corso anche se studiano e lavorano. Quando si parla di abitudini ci si riferisce spesso alle persone di successo, quelli che guadagnano un sacco di soldi o che hanno creato enormi aziende, e raramente si parla delle abitudini degli studenti che ce la fanno. E poi intorno alle abitudini ruotano tutta una serie di miti che per la maggior parte non sono veri. Oppure quelle abitudini non sono veramente coinvolte e quindi responsabili del successo di quella persona famosa e quindi non risolvono il problema in modo facile e veloce come noi abbiamo bisogno. È possibile una soluzione? Sì, ma dovrai innanzitutto capire che cosa ti sta succedendo, quali sono le abitudini disfunzionali che hai dato per scontato nella tua vita e poi come rimetterti in moto costruendo delle nuove competenze e nuove abitudini che non saranno mai obsolete, non passeranno mai di moda, ti accompagneranno per tutta la vita e ti daranno i loro frutti, i loro vantaggi per tutti gli anni a venire. Per primi, vediamo gli indici che stai facendo qualcosa di sbagliato. Se quando ti metti davanti al libro leggi ma non capisci e la tua mente vaga, se sai esattamente come dovresti studiare o quanto dovresti studiare ma non lo fai e ti viene l'ansia, la paura, la demotivazione e la frustrazione. Se ti senti molto stanca o molto stanco quando inizi a studiare o quando vai al lavoro e ti metti i dubbi, come dicevamo prima, se hai fatto la scelta giusta e se sei in grado di portarla avanti, allora è probabile che tu negli anni abbia preso delle abitudini che ormai dai per scontate. Alcune sono buone e altre sono riconosciute come meno buone. Quelle buone o valutate come buone sono molto difficili da cambiare perché le hai sperimentate in passato e credi però che ancora ti possano dare risultati anche adesso quando la tua situazione di studio e di lavoro è cambiata perché sei più grande o perché hai meno tempo. Alcune abitudini invece sono ufficialmente riconosciute come cattive e possono essere sia facili da cambiare, facciamo un esempio, studiare sul divano o sdraiati sul letto non è una buona idea perché ti addormenti, altre però possono essere molto difficili da cambiare proprio perché non siamo bravi a individuarle. Esempio, studiare la mattina mi fa bene? No, mi mette l'ansia. Studiare la sera mi fa bene? No, probabilmente non ce la faccio, dopo una giornata di lavoro ho troppa stanchezza accumulata, quindi quando studio è da cambiare, bisogna studiare in un altro orario. Fra le abitudini degli studenti di successo, o farei meglio a dire fra le abitudini degli studenti in corso, ce ne sono alcune molto specifiche. La prima, tengono sempre un'agenda o un calendario. Guardati intorno, chiedilo a qualcuno. Quando riconosci che una studentessa o uno studente è molto bravo in quello che fa e passa gli esami senza grandi problemi, chiedile se ha un'agenda e scoprirai che ce l'ha quasi sicuramente. Cosa fa con quell'agenda? Di solito ci scrive gli appuntamenti, chiaro, però ci scrive anche le cose che vuole fare la mattina, decidendo che cosa fare ogni santa mattina o la sera prima, e le organizza in ordine di priorità e di intensità e cerca di fare tutte le cose prioritarie o che richiedono più impegno mentale all'inizio della giornata, non necessariamente la mattina, però durante le prime ore della giornata. Secondo, uno studente che riesce a rimanere in corso in genere non si forza a studiare. Certo, fa leva talvolta sulla sua forza di volontà, però sa che la forza di volontà è limitata e che invece deve basarsi appunto su queste abitudini che ha accumulato negli anni per fare meno uso possibile della forza di volontà, perché va in automatico. Quando deve studiare sa che a quell'ora si studia e non deve forzarsi a farlo. Quando sente che si sta forzando pensa se può fare qualcos'altro, generalmente interrompe, si prende una pausa e fa altro. Torna sul libro esclusivamente quando se la sente, come dico sempre, quando la finestra di apprendimento è attiva, cioè quando si sente più recettivo, più recettiva a quello che studierà. In quel momento farà molto di più in molto meno tempo e quindi anche i sensi di colpa per aver preso quella lunga pausa, anche di 1-2 ore, svaniscono. L'indicazione quando non hai voglia è:
Puoi interrompere? Puoi fare qualcos'altro? Puoi fare qualcosa di buono in quel momento che ti richieda meno energie? Torniamo ai compiti ad alta e bassa intensità. Se un compito a alta intensità tu hai il rifiuto e non ce la fai a farlo, vira verso un compito a bassa intensità, cioè un compito meccanico. Trascrivere degli appunti è un compito a bassa intensità. Studiare sul libro, cercare di memorizzare tutto lo ciclo umano è un compito a alta intensità. Probabilmente quando non te la senti, non hai le energie, la voglia per fare il compito a alta intensità e devi fare prima uno di quelli a bassa intensità. Rimanderai quelli più impegnativi a più tardi senza sentirti troppo in colpa. Altra abitudine fantastica degli studenti in gamba che riescono a sostenere gli esami e anche a rimanere in corso: si forzano un po' a fare le cose esclusivamente come sfida, quindi contano alla rovescia quando sentono che stanno per procrastinare. Nota, non abbiamo più detto che non hanno la voglia, il tempo, le energie per fare un compito a alta intensità. Ho detto che non ce la fanno perché stanno procrastinando, quindi si dicono che non ce la fanno e allora a quel punto sono in grado di riconoscere che stanno procrastinando e dicono: conto indietro da 60 a 1 e lo faccio entro questo minuto. Iniziano a farlo. Il fatto di iniziare a studiare entro il minuto li motiva perché dicono: ormai ho iniziato, continuo a farlo, e continuano e finiscono magari il paragrafo, il capitolo. Questo li motiva ad andare avanti e dopo una o due ore di studio si sentono talmente in flusso che non si rendono neanche conto di aver studiato per le ultime due ore e pensa che all'inizio stavano procrastinando. Questa regola del minuto è una sfida: prima inizi, prima finisci. Prova e vedrai che funziona. Altra mega abitudine molto intelligente: evitano tecniche veloci e facili. È come dire che non prendono per esempio quella tecnica dell'impegno pubblico per dire che ok, mi sono impegnato pubblicamente e quindi devo farlo per forza. Ho detto a tutti che avrei sostenuto l'esame il 14 marzo e quindi devo farlo per forza. Non lo fanno, non si affidano a queste tecnichette se le risparmiano. Non solo per evitare lo stigma sociale di quello che dice che dà tutti gli esami della prossima sessione, lo dice a tutti e poi non lo fa, ma soprattutto perché le riconoscono come idiozie, perché sanno una cosa molto importante e che è una cosa che funziona sempre, perciò fai molta molta attenzione, perché è un'altra abitudine. Sanno che tutte le abitudini e tutti i cambiamenti devono essere estremamente graduali, che se sono improvvisi, basati su tecniche fenomenali e strategie, non funzionano. Il cambiamento nell'essere umano è solo graduale, perché focalizzarsi sulle soluzioni ai problemi e non sui problemi stessi, perché cambiare, individuare le proprie debolezze e cambiarle in positivo e cambiare la propria vita, customizzarla secondo le proprie esigenze, richiede molto tempo e una grande gradualità. Un'altra abitudine molto bella degli studenti di successo è che sono abituati appunto al fallimento, cioè non sono perfezionisti, non si mettono degli obiettivi troppo alti e nel momento in cui si impegnano a studiare per un esame e quell'esame per qualche motivo va male, non ne fanno troppo un cluccio. Certo, si dispiacciono all'inizio, ma poi riprendono a studiare anche se controvoglia e non mettono in discussione tutta la propria vita o tutto il modo di essere perché non hanno superato un esame. Attenzione a questa indicazione inestimabile, questa perla che stiamo per dirci: ti sei messo degli obiettivi troppo alti? Hai deciso che vuoi dare 3-4 esami in un mese? Magari questo non è possibile. Hai costruito delle aspettative non chiare o irrealizzabili sul tuo studio e lavoro contemporaneo, tipo sì, vabbè, ma riuscirò a laurearmi studiando 2 ore al giorno, tutti i giorni, e riesco a dare 2 esami al mese alla prossima sessione? Probabilmente non ce la fai. Altra cosa importante che ti consiglio è non metterti troppo in discussione. Quello di cui stiamo parlando, avere delle difficoltà, una forte demotivazione, tanta stanchezza, ti capita spesso o raramente? Se ti capita spesso, magari non hai un perché veramente forte per studiare quello che stai studiando. Non hai dei buoni motivi, non hai un gruppo di supporto intorno, non hai delle persone che ti dicono: vai avanti che ce la puoi fare, chiedi di avere più supporto. Ma se ti capita di rado, è semplicemente un momento naturale di difficoltà.
difficoltà da cui non dipenderà tutta la tua carriera universitaria. Cerca di svagarti, cerca il contatto con amici e familiari, cerca di coltivare un po' di più le tue passioni che nutriranno anche lo studio. Anche perché questo talvolta sarà una necessità, visto che il tuo partner si arrabbierà moltissimo perché non dedichi abbastanza tempo alla relazione. Ma magari penserai: la mia vita è diversa, io ho troppi impegni, io non posso farlo, io ho troppe difficoltà nel cambiare, io ho troppe cose da fare che mi impediscono di dedicarmi a quello o a quell'altro, a prendermi del tempo per me. Non voglio metterlo in discussione, voglio dirti solo una cosa: noi vediamo spesso i grandi campioni che raggiungono risultati eccellenti e pensiamo che abbiano avuto la strada spianata fino ad arrivare alla medaglia d'oro, fino a vincere quel campionato, fino a raggiungere quegli enormi risultati. Ma è veramente così? Magari anche loro nella loro vita si sono bloccati qualche volta, ma non vuol dire fermarsi un po' che si mollerà, non dipenderà tutto da quel blocco. Anche gli studenti eccellenti, quelli che riescono a laurearsi in corso, hanno dei blocchi, noi non li vediamo ed è solo questa la differenza, ma hanno anche un'arma dalla loro parte: le abitudini. Anche se si fermano per un po', poi hanno le abitudini che li riportano sempre sulla retta via. Eroicamente si sanno rialzare e vanno incontro a un futuro molto brillante e all'ammirazione da parte delle persone che hanno intorno, che li guardano appunto come se fossero dei supereroi. Scrivi qui sotto quali sono le abitudini che riconosci che probabilmente ti stanno danneggiando e scopriremo insieme se veramente è così e come cambiarle. Iscriviti al canale per avere in anteprima tutte le nuove puntate e ci vediamo nella prossima.